L'argomento di oggi con Sandro Senesi e la pagina dell'Osante è le relazioni. E in questo caso credo che sia importante, anche se non sono facili, ma soprattutto queste relazioni che dobbiamo coltivare e dobbiamo naturalmente prenderle nel modo migliore. Credo che sia questo, no, l'obiettivo, Sandro? Allora, chi si avvicina al mondo della crescita personale è spesso tacciato di individualismo, no? Ricercare strategie o formule per il successo, per raggiungere i nostri obiettivi, per avere più autostima o motivazione, sembra ruotare tutto intorno all'individuo e lasciare poco spazio alle relazioni. La verità è che se non impariamo da prima a star bene con noi stessi, difficilmente saremo in grado poi di stare bene anche con gli altri. Un buon percorso di sviluppo personale difficilmente può prescindere da una fase, a volte magari anche abbastanza lunga, in cui dovremo investire considerevolmente sulla formazione del nostro carattere, delle nostre competenze e della nostra autostima. Tuttavia, come anche sosteneva nel 1600 il poeta John Donne, nessun uomo è un'isola. Essere capaci di relazionarsi con gli altri in maniera corretta, in maniera efficace, è un tassello fondamentale per avere una vita piena ed gratificante. Come sempre, gli effetti speciali e le tecniche mirabolanti non fanno parte delle mie competenze. Tuttavia, però, sarebbe poco lungimirante escludere a priori delle tecniche e pratiche di crescita personale. A tale proposito ho trovato particolarmente interessante 4 principi per imparare a star bene con noi stessi e con gli altri e creare delle relazioni di valore. Le ho trovate in un autore che magari qualcuno conosce e si chiama Osho. Anche se il mondo dei guru non mi affascina particolarmente, quanto letto rispecchia abbastanza fedelmente quello che a mio avviso è il giusto modo per rapportarci con gli altri. Il libro in questione è intitolato Quell'oscuro intervallo è amore e, come dicevo, anche se non sono in linea con i santoni indiani, a volte è necessario superare magari i propri pregiudizi e concentrarsi magari sui contenuti. Per ognuno di questi passi che lo scrittore ha sottolineato, ho cercato di dare la mia interpretazione per integrare questi principi nella nostra vita quotidiana. Allora, il passo del libro dice queste parole. Se non hai mai incontrato l'amore, hai mancato il punto. Sei nato, hai vissuto, sei morto, ma hai mancato il punto. È un fallimento assoluto. Non hai colto l'intervallo tra le note. La via verso quell'esperienza consiste in 4 passi, ricordali. Il primo passo è sii qui e ora, perché l'amore è possibile solo nel qui e ora. Il passato e il futuro sono solo modi di evitare l'amore. Il secondo passo è impara a trasformare i tuoi veleni in mieli, perché parecchi amano, ma il loro amore è contaminato da veleni. Odio, gelosia, ira, possessività. Terzo punto, condividi. Quando una cosa è negativa, tienila per te. Quando è positiva, condividila. Di solito la gente fa il contrario. Quarto, sii nulla. Quando sei pieno di ego, l'amore scompare. Così facendo vivrai nel modo giusto, ovvero vivrai nel mondo, ma non permetterai al mondo di vivere in te. Questo è quanto scrive il santone indiano. Vediamo adesso questi 4 punti. Il primo è sii qui ed ora. Il qui ed ora è un cavallo di battaglia di molte tecniche e discipline. Per quanto ci riguarda, abbiamo parlato più volte di quanto sia importante vivere il momento presente in relazione ai temi come la felicità, come la produttività personale e la procrastinazione. Essere nel qui ed ora, però, è un elemento chiave anche per la creazione di relazioni personali ricche e soddisfacenti.
Il Osho fa velatamente riferimento alle ferite del passato e alle ansie del futuro che potrebbero rovinare una relazione, ma possiamo anche pensare a quanto distrattamente viviamo le relazioni con gli altri. Forse queste scene ci sono familiari. Siamo fuori con i nostri amici e ci troviamo spesso a controllare gli aggiornamenti dei contatti virtuali su Facebook. Siamo a cena con la fidanzata, il marito, la moglie o quello che può essere e continuiamo a controllare le email di lavoro. Siamo ad un ritiro sociale, ad un ritrovo con altre persone e invece di approfittare per ampliare le nostre amicizie, le nostre conoscenze, ci rifugiamo costantemente nel nostro telefonino, nel nostro smartphone. Queste descritte sono scene che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni o di cui magari siamo addirittura protagonisti. Le relazioni si nutrono della nostra attenzione. Questo vale per i rapporti di coppia, per le amicizie e per le relazioni di lavoro. Se non siamo presenti, se non doniamo agli altri il nostro sincero interesse, non faremo altro che inaridire questi rapporti. Il secondo punto era: impara a trasformare i tuoi veleni in miele. Quante relazioni sono state rovinate dalla rabbia, dalla gelosia o dalla possessività? Liberarsi da quelli che Osho definisce i veleni non è tuttavia molto semplice. Non siamo ascetti, nessuno di noi siamo dei monaci tibetani nell'Himalaya, impassibili. Ci arrabbiamo, ci lamentiamo, siamo gelosi, fa parte del gioco, siamo umani. Il punto non è essere perfetti ogni volta che ci rapportiamo con gli altri. Il punto è prendere consapevolezza di quando anche un sano sfogo supera il limite e rischia magari di rovinare quel rapporto. Questo significa che a volte dovremo fare un passo indietro, ammettere di avere sbagliato, chiedere scusa, e dovremmo farlo anche se la responsabilità non è magari nostra al 100%. Dovremmo farlo per dimostrare alla persona in questione che il nostro rapporto vale più della presunta vittoria individuale. Il terzo punto è quello di condividere. Il libro dice: quando una cosa è negativa, tienila per te, quando è positiva, condividila. C'è un libro che a mio avviso è la pietra miliare della crescita personale dal titolo Come trattare gli altri e farsi amici di Dale Carnegie. Titolo che in italiano assume un significato quasi manipolatorio, ma che racchiude delle perle di sviluppo personale e sociale che mantengono la loro validità a distanza di circa un secolo da quando questo libro è stato pubblicato. La regola numero uno che Carnegie suggerisce per relazionarsi con gli altri nel modo migliore possibile è quella di non criticare, non condannare, non recriminare. Allora, spesso siamo convinti che dire sempre la nostra, magari anche in maniera critica, sia un nostro diritto, no? Diciamo, ma io mica sono falso, io se l'ho detto perché penso questo. Ci raccontiamo la storiella che lo facciamo magari per aiutare gli altri a migliorare, ma in realtà sono bugie. Criticare serve solo ad appagare il nostro ego, a darci una parvenza di superiorità. Ci raccontiamo di fare critiche costruttive, ma la verità è che ci interessa magari in particolar modo far prevalere il nostro punto di vista. Carnegie nel suo libro sostiene che la critica è inutile perché pone le persone nella difensiva e le induce immediatamente a cercare una giustificazione. E inoltre pericolosa perché ferisce l'orgoglio di chi riceve la critica, lo fa sentire impotente e suscita in lui del risentimento. E questo accade sempre, anche quando la critica è mossa con le migliori intenzioni. Criticare è semplice, no? Proviamo delle volte invece a metterci nei panni dell'altra persona. Perché si sta comportando in questo modo? Quali sono i suoi trascorsi? Quali sono le ragioni per cui si è comportato in questo modo? Se alla fine arriveremo alla conclusione che abbiamo a che fare con un salame, no? Magari è il caso di non perderci troppo tempo, andiamo oltre. E il quarto punto dice sì il nulla. Abbiamo visto
no, come il nostro ego possa essere di intralcio nel relazionarsi con gli altri. L'espressione sì, il nulla non significa certo che dobbiamo annullare la nostra personalità nei confronti degli altri. Essere aggressivi come dei palloni gonfiati o passivi come dei zerbini sono due facce della stessa medaglia. Chi è aggressivo aumenta il proprio ego cercando l'approvazione degli altri con la prevaricazione. Chi è passivo cerca esattamente la solita cosa, ma lo fa con la sottomissione. Relazioni vere, relazioni genuine in amore, in amicizia o nel lavoro non possono essere fondate sulla ricerca ossessiva dell'approvazione degli altri. Se vogliamo vivere a nostro agio nel mondo, non possiamo permettere che il mondo ci detti i suoi stati d'animo. Sii nulla, metti da parte il tuo ego ed impara a fregartene del giudizio degli altri. Il giudizio degli altri è una paura che ci imprigiona e che ci portiamo dentro da quando l'uomo ha smesso di camminare a quattro zampe. Ma se 300.000 anni fa essere considerati strani poteva significare essere esclusi, essere allontanati dalla tribù, dal villaggio, con delle conseguenze che potevano portare anche alla morte, vista magari la difficoltà a difendersi o a procurarsi del cibo, oggi, ringraziando Dio, in tanti abbiamo il frigorifero pieno, quindi questo pensiero non ha più modo di opprimerci. Come mi è capitato di dire altre volte, anche in questo caso, tentare anche una piccola idea non costa nulla e potrebbe avere dei risvolti sorprendentemente positivi per la nostra vita sociale. Credo che queste relazioni siano molto interessanti, anche e soprattutto perché io credo molto nella relazione. Giustamente, se una relazione serve, usala, se non serve a niente, non usala. Però la relazione penso che sia una crescita personale sempre, io credo, o nel negativo o nel positivo, no? Penso che sia questa la cosa bella. Certo è che non è facile a volte creare delle relazioni. Queste tecniche possono aiutarci, anche perché quello che non credo che sia così, la crescita personale non può essere individualismo, non lo è sicuramente, anzi più sei, diciamo, hai trovato te stesso, quindi hai dei valori tuoi e delle capacità e delle competenze che ti sei acquisito per raggiungere anche un certo obiettivo, i famosi obiettivi di cui abbiamo sempre tanto parlato, io credo che questo naturalmente dimostri che non sei un individualista, ma perché hai fatto intorno a te, hai creato anche relazioni, credo che questo sia importante. Certo, non è facile a volte creare relazioni, anche perché spesso a volte ci arrendiamo subito quando si creano relazioni, sbaglio? È vero, delle volte non è facile perché non siamo sicuri per noi stessi. Quando noi siamo centrati, quando noi sappiamo il fatto nostro, allora è molto più semplice rapportarci con gli altri, perché io sostengo il mio operato, sostengo la mia idea perché sono sereno, tranquillo e convinto che quella sia l'idea corretta. Poi evidentemente è la mia, vale per me, no? E posso discuterne con chiunque fino agli altri possono fare altrettanto evidentemente. Quando io non sono così centrato, quando io non sono così sicuro, più facile alzare la voce, più facile arrabbiarsi, più facile magari sentirsi, ecco, magari meno padroni della circostanza e in qualche modo un po' meno, via, ecco, diciamo così. Anche perché dobbiamo dire che oggi viviamo in un mondo di relazioni, cioè il lavoro è relazione, lo studio è relazione comunque, perché non si studia da soli, oggi si studia anche in gruppo, cioè, la stessa cosa naturalmente è il lavoro, che può essere sia un lavoro in una fabbrica, sia naturalmente anche un lavoro in uno studio, quindi può essere qualsiasi cosa. E io credo che naturalmente se tu hai creato delle relazioni, il parlare, eccetera, probabilmente si sta meglio tutti e due, probabilmente si va avanti tutti e due senza aver paura che uno ci freghi il posto rispetto all'altro, no? Cioè, questo credo che sia importante. Però ecco, l'unica cosa, come dici te, giustamente, a volte è la paura che ci ferma. Sì, l'insicurezza, la poca autostima, sì, in certi frangenti. Sì. Beh, quindi questo Santone un po' ci ha dato una mano questa volta, diciamo, scusami. Diciamo di sì. Ha una bella barba lunga, ci piace, però è una cosa un po' particolare. Siamo stati insieme a Losante, la pagina di Losante, insieme a Santone.
Sandro Senesi per parlare della nostra crescita personale, il gruppo che si ritrova o nella pagina dell'Osante, lo dobbiamo dire, su Facebook, quindi cercatelo, anche perché ci sono tantissime novità, no, che bollono in pentola, quindi tanti percorsi che possono essere importanti, perché se non c'è la presenza si può andare su piattaforme digitali online. Quindi Sandro, tanta attenzione da parte di tutti, ricordiamo che quando sarà in presenza magari potrà servire anche lo studio della dottoressa Monica Cutini, dove voi avete la vostra sede. Quindi grazie a Sandro Senesi, grazie alla pagina dell'Osante, i messaggi sono sempre accettati, ben accetti, c'è sempre una risposta da parte di Sandro. Grazie a tutti quanti voi.